tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovo video. Quest'oggi ragazzi siamo qui con un altro video registrato insieme ad amici a Selvino. Vi dico solamente che quando voi vedrete questo video io probabilmente mi troverò in Irlanda, più precisamente a Dublino. E di conseguenza se mi scriverete dei commenti, come delle critiche costruttive, dei consigli o anche solamente dei complimenti, probabilmente non li leggerò o comunque non vi risponderò. Non ho nient'altro da aggiungervi ragazzi, se non che qui sotto nella descrizione potete trovare anche lo shop ufficiale che vende le mie felpe e le mie magliette ufficiali e che presto verrà aggiornato con una limited edition che raga, cioè, spacca veramente troppo. Detto questo ragazzi, buona visione. Ottimo ragazzi, come vedete siamo qui con il solito Husqvarna SMS con il suo nuovo caschetto Airo, lui è Cico, con un K125 HG lasciato da Enduro. E davanti, come molti di voi avranno intravisto, c'è anche un TM-SMR 125 del 2017. Allora, ci stiamo dirigendo un attimo a casa di Ale, il ragazzo con il TM che deve prendere... una cosa a casa. E poi andiamo verso Selvino. Stavolta non facciamo il giro lungo che avevamo fatto la scorsa volta, ma facciamo i tornanti, ci fermiamo alla scritta Selvino e poi ritorniamo indietro perché non abbiamo abbastanza tempo purtroppo. Mi sta intossicando, non riesco più a respirare. Oh, ma la marmitta non è ancora cambiata. Cambio dopo Pasqua. Corri velocissimo Ale. 5 minutes later. Bene, pausetta a casale fatta. Raga, i più attenti avranno notato che ho cambiato gli specchietti. Cioè, nel senso, non ho più lo specchiettone grosso di prima. Tra l'altro non ho ancora tolto il coso per tenerlo. Ma ho messo questi due cucciolini che ho preso su Amazon. Se mi ricordo vi lascio il link in descrizione. Non è un video sponsorizzato, pagato, nulla. Ale, le frecce! Santo Dio, mi avvisate con la macchina, che ci sta andando da sola. Raga, quanto siamo carini tutti in fila indiana. Comunque raga, se avete notato, dall'ultimo video che ho fatto con Tasse ci ha cambiato un paio di cose. Nel senso che, se vi ricordate, prima aveva tipo rotto il secondo paramano e quindi adesso l'ha aggiustato, cioè se l'è fatto rimettere. E poi ha deciso di renderla un po' più legale, nonostante la targa ancora inclinatissima, ci ha messo lo specchietto. Nello scorso video a Selvino ragazzi mi avete detto in tanti che le curve sono fatte per essere fatte e avete assolutamente ragione, nel senso che ne ho tagliate tantissime. Niente, perdonatemi, oggi che facciamo la stessa strada cercherò di farle. Chiaramente se vedete che magari sto andando un po' fortino per stare dietro a qualcuno e non faccio proprio la curva perfetta, insomma, non venitemi a rompere le palle. Comunque avete assolutamente ragione, le curve non sono fatte per essere tagliate. Ok, niente, saliamo su tranquilli. Vediamo, eh? Vediamo. Falle le curve anche te Ale. Ma sta piovendo. Sta piovendo. Falle però le curve.
raga, sta piovendo. Raga, perdonatemi se ogni tanto vedete delle gocce, ma come avete capito sta piovendo. Madonna, cos'era quel rumore? Qua non la taglio. Ovvio che a Dale non starò mai dietro se le taglia tutte. Non c'è una volta che il meteo ne azzecca una, raga. I camionisti comunque, raga, mi stanno un po' sulle palle. Cioè, è vero che non sono loro che si devono adattare a noi, ma è il contrario, ma... diciamo che appena beccano un po' di spazio libero potrebbero lasciarci passare. Madonna! Che vento, raga! Le hai tagliate tutte? Ma che cazzo? E poi porca le macchine che vanno a 10 all'ora. No, te hai tagliato tutte le curve a letto registrato. Ma che cazzo? Mega. 2 hours later. Buon giretto a Selvino Fatto negli unici 30 secondi in cui giustamente si è messo a piovere, come avete visto. Gli ho detto che ha tagliato tutte le curve e si è offeso dicendo che non era vero. Sto posto qua, raga, sono molto tentato di farci il video per la serie Luoghi Abbandonati, che se non avete mai visto, raga, dovete andare a vedere, c'è la playlist sul mio canale. È praticamente una serie di video, una playlist appunto, nella quale insieme ai miei amici andiamo a visitare luoghi abbandonati. È stato bello fino a quando non ci siamo trovati dentro un posto delle persone. Madonna, raga, che spettacolo è sta moto. Cioè, tu la, guardi la curva e lei scende. Comunque adesso, raga, ci stiamo dirigendo verso il KFC, perché da veri bergamaschi doc alle 6 non può mancare lo spuntino. Bravo lui con sta macchinina qua che si sposta per farci passare, mi commuovo. Tasse! Dov'è tasse? No, ero io che suonavo.
Raga, ho dovuto rallentare perché se sbucava fuori uno con la moto o con la bici che superava, ero morto. Quindi ragazzi, io spero che questo video a Selvino con amici vi sia piaciuto. Spero anche di non aver tagliato le curve, dato che nello scorso video sembrava che avessi ucciso qualcuno tagliando quelle curve. Vi invito a lasciare un bel mi piace, un commentino qui sotto, ad iscrivervi al mio canale se ancora non lo avete fatto. E adios!